Spettatori del Succuto Club Real Tripolitania, rieccoci a Crotone, a Lezio Cida. Ricominciamo dall'1-1 del primo tempo. In questo momento è la Juventus campione d'Italia, ma la Lazio non ci sta. Go! Vediamo questo secondo tempo con un Crotone Lazio che ha giocato benissimo finora. Crotone. Lazio. Era andato in vantaggio il Crotone, ricordiamo, con il numero 28, Capezzi. Ma la Lazio all'ultimo minuto del primo tempo è riuscita a pareggiare con un gol meraviglioso di Parolo. Assistiamo adesso e gustiamoci questi ultimi 15 minuti dell'ultima giornata. Qualcuno gioirà. È Cordaz che tira, recupera Keita. Passaggio ottimo per Immobile. Per Immobile. No, non riesce, è Immobile. E adesso va, manda intelligentemente la palla in calcio d'angolo. Ottiene il massimo che poteva ottenere. Ciro Immobile. E vediamo adesso gli sviluppi dal calcio d'angolo. Era Lazio che tira col suo secondo e va fuori di un pelo. E di un pelo. Pelo. È il palo. Ha preso il palo. Ha preso pure il palo. Palo esterno di Lulic. Sempre fondo. Sì, sì. Palo esterno di Lulic. Punta di dito, l'ultima volta lo dico, Dopodiché l'arbitro ha avvisato, ci saranno sempre calci di punizione indietro. Attenzione alla Lazio. Ciro Immobile, per la troppa fretta. È un Crotone che non ha niente. Niente da perdere. Niente da perdere. E manda la palla da rimessa laterale. Mai in attacco. È in attacco il Crotone. Grazie. Lulic niente dal fuorigioco nel frattempo. Crotone. Lazio, Lazio, attenzione, attenzione. No. Si è mangiato un gol incredibile. Si è mangiato Lulic per la troppa fretta. Sì. L'ho già fatto. Comunque una partita molto. E c'è il gol, attenzione, il gol. Bellissimo. Il gol bellissimo. Non abbiamo visto se è stato Lulic o il giocatore l'ha ripreso. Sì, sì. Oppure Radu, non abbiamo visto se è Lulic o Radu. Ma c'è è probabilmente Lulic. Lulic. È Lulic. Lulic. A che minuto del secondo tempo? Al quarto. Lulic. L'è lui. La Lazio in questo momento è in vantaggio. Dimostra proprio di non starci. Ottimo. Il
Io dico che comunque vada, bisogna fare un complimento incredibile al Crotone. Sì. Perché si sta battendo sportivamente, sportivamente. Molto. Io direi comunque a tutte e due le squadre che hanno dato vita a una partita emozionante. Grazie Mario. Va avanti. Sta fuori gioco quello? No. Questo sta fuori, non ho detto. Ah, no, questo adesso tiene in gioco. Fallo, fallo, fallo. Mancano 9 minuti. Più recupero. Attenzione, e va fuori la palla. Fuori la palla. Ricordiamo il risultato. In questo momento la Lazio sta vincendo per 2-1. In rimonta. In rimonta al gol di Capezzi. Al decimo del primo tempo ha risposto Parolo. E poi attenzione a Keita e va però sul Crotone, la palla al Crotone. Attenzione Lazio, prenda la Lazio, sì. Sì. Questo è fuorigioco. Fuorigioco, yes. Fuorigioco. E sbroglia, e va fuori. Dentro al fuorigioco. Appesa. Attenzione al Crotone. Attenzione. Punizione. Punizione. E il numero 22 del Crotone che ha commesso fallo, Rosi. E la Lazio che riprende con un calcio di punizione con Capitan Biglia. Non vuole sfigurare davanti al suo pubblico per quest'ultima partita il Crotone. Ricordiamo che il Crotone è allenato da Giorgio Condemi, mentre la Lazio è allenata da Bernardo Mammì. Cameraman, ricordo che è Vittorio Sculcio. Telecronaca all'opera di Raimondo Rodio e seconda voce Renato Maltiro. L'arbitro è Mario Vella. L'arbitro assegna al Crotone perché si era fermato prima. Quindi ottimo, ottima mossa difensiva del Crotone che adesso riparte in attacco. Lazio. Lazio. Punizione ha toccato. Toccato sul movimento. Ma che sta a dire? Cioè, questa è la palla andata addosso al giocatore. Ma quando tu sei fatto il movimento difensivo, la palla sta ma era già toccato. L'arbitro. Vabbè, fa niente. Vabbè. 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 Vabb
L'arbitro concede un calcio di punizione diretto all'opera del crotone, attenzione. Diretto all'opera del crotone. Barriera. Con barriera. Com'è? Diretto e diretto? Diretto, diretto, quindi devi mettere la barriera, devi mettere. Okay. Tanti i movimenti molto tanto. L'arbitro ha visto un calcio di punizione. Attenzione perché chi è che tira? Falcinelli. Punizione di Falcinelli. Attenzione, è un momento importante della partita. Tira Falcinelli. Para Stracoscia. E allontana. Il pericolo del calcio di punizione diretto si è stato allontanato. Tutti i tifosi della Lazio hanno provato veramente un momento di sofferenza per i tifosi della Lazio. Immagini i tifosi juventini a delusione in questo momento, perché un eventuale pareggio del Crotone manderebbe la Juventus a vincere il tricolore. Ma non è ancora finita. Penso che se Crotone avesse giocato così tutta la stagione, forse poteva andare più avanti della posizione di classifica dobbiamo anche dire che tutti gli allenatori delle squadre sono veramente bravi, e quindi comunque sia onore al Crotone. Tranne uno. Vediamo questo calcio d'angolo all'opera del Crotone, è il terzo calcio d'angolo per il Crotone. Vediamo il calcio d'angolo, ma lì vediamo Falcinelli tutto solo. Lasciato. Vediamo che cosa succede. Però il Crotone. Oh, incazzato. Angolo, e con questo un altro angolo. E questi errori difensivi della Lazio sono tutti proprio errori di tensione. Angolo dove è il Crotone. Attenzione. E c'è il gol. C'è il gol del 29, incredibile, il pareggio del Crotone. Partita. Il 29 trotta. Al minuto. Quanto manca? Minuto 13. Mancano due minuti a terra. Secondi. Gioco. 2-2. Un Crotone incredibilmente ha moltiplicato le forze, questo Crotone. Però è stato un Genoa Lazio lì, bisogna dirlo, Vabbè, il nervosismo. Può tirare. Angolo alla Lazio. Adesso non ci sta, vuole ripartire. Tutti all'attacco adesso. Vediamo come va. Che è successo? Che cos'era? Terremoto. Punizione? È angolo. Ma che è angolo? L'hai toccato io il giocatore del Crotone. Punizione del Crotone. Punizione del Crotone. Vediamo poi adesso, vediamo quanto dà l'arbitro di recupero. Lazio. Attenzione, Lazio è pericolosa. Sì? Ah, peccato. Peccato. Lazio. È un Crotone incredibile. Un calcio del Crotone. Lazio. Crotone. Lazio. Lazio prende. Ottimo. Parte. Il Crotone, punizione per il Crotone. Un minuto di recupero.
2 tra Crotone e Lazio. No, Lazio. Da questo momento l'arbitro dà un minuto di recupero. E lo prego, fuori gioco. Fuori gioco. Non pensavo di prenderla. Attenzione. Attenzione che dà. Lazio. Rigore! Rigore per la Lazio all'ultimo istante! Non è possibile! Rigore per la Lazio! Rigore ha preso nettamente dentro. Chi è che tira? Manca messo l'altra porta. Lopolo. Attenzione! Tiro? No. E andiamo! Gol! All'ultimo rigore! La Lazio ha vinto! Ha vinto! È incredibile! Il gol! Ma non è il perché, eh? Vabbè, l'hai fatto tu! Mazza sta giocando bene! Giocavi sempre così! No, io giocavo sempre così! Interviste. Incredibile ma vero, la partita termina con un rigore all'ultimo istante. No, c'era il rigore, c'era. Intervistiamo prima l'allenatore del Crotone. Onore all'allenatore del Crotone, è stata una bellissima partita. A me forse la partita più bella che ho giocato. Sì, assolutamente, possiamo dire. Il risultato è rigore all'ultimo istante, certo, ma onore veramente alla sportività del Crotone, complimenti. Lei ha fatto sperare i tifosi della Juventus fino all'ultimo secondo di gioco. Se non fosse stato per quell'incidente che purtroppo c'era, abbiamo visto tutti, che ha toccato la palla all'ultimo istante. Rigore nettissimo e poi dopo. Beh, certo. Complimenti per il suo campionato. Ma rimarrà, ovviamente non rimarrà al Crotone il prossimo anno, vediamo un attimo, non è detto, può darsi. Bene, complimenti. Adesso passiamo però alla squadra campione d'Italia, è la Lazio con Bernardo. Cosa è successo? Meritato, ma fortunata alla fine, perché insomma, anche se comunque il secondo gol potevi dare, certo, però insomma la gioia è immensa. Cioè, ha fatto, i tifosi della Lazio hanno sofferto all'ultimo secondo di gioco. È stato il diluvio come a Perugia. Complimenti. Comunque sono contento che la Juve è rimasta sotto. E adesso c'è un abbraccio. C'è un abbraccio, complimenti. Complimenti. Bravo. Bravo anche al Crotone. Peccato questa sbavatura difensiva. L'abbraccio per tutti quanti. Mi fa vedere se era quella la punizione. Vai. Bene, adesso ci saranno i festeggiamenti da Crotone. La partita termina con Crotone 2, Lazio 3. La Lazio sale a quota 45 punti e vince per la prima volta lo scudetto. Il tricolore del Subbuteo Club Real Tripolitania, campionato 2016-17, è suo. Brava. Sbatte sempre sulla barriera. È tutto da Lezio Uscita. Fai tipo uno schiavetto, perché se no non te passa, capito? Video spettatori, arrivederci alla prossima partita.